Bentornati in questa nuova puntata di Facciamo Finta che, anche quest'oggi facciamo finta, ma noi andiamo avanti su questo filone che serve poi in realtà a capire meglio il presente, quindi alle volte fare un passo indietro, addirittura due, nella storia moderna, nella storia contemporanea, ci fa capire come tutto in realtà sia un po' così interpretabile e come alle volte tante piccole verità celate possano offuscare un disegno. Quindi bisogna allontanarsi un attimo per capire un'opera e per poterla leggere correttamente. Quest'oggi, a fare finta, tra virgolette, insieme a noi abbiamo un amico che vi presentiamo, che è Marco Pizzuti, a cui diamo il benvenuto. Grazie, ciao e un caro saluto a tutti. Marco, sono molteplici gli argomenti che potremmo trattare insieme a te. In questo primo appuntamento abbiamo deciso di andare a capire meglio la storia italiana, la storia che tutti studiano a scuola, quindi indipendentemente dalle scuole di ogni ordine e grado, si arriva sempre alla Seconda Guerra Mondiale, si arriva sempre a un periodo che è molto studiato nei libri di storia, che è quello del fascismo, è quello di Benito Mussolini. E noi trattiamo questa tematica indipendentemente dal discorso politico, ma dal discorso storico, come solo tu sai fare, prendendo spunto anche da un libro che lo andiamo a far vedere subito, eccolo qua, Biografia non autorizzata di Benito Mussolini, edito da Uno Editori. E quindi noi lo andiamo a vagliare insieme a te, partendo da questa storia, partendo da come in realtà quello che andiamo a studiare possa essere un po' manipolato. Esattamente, su Mussolini sono state scritte montagne e montagne di libri, però finora nessuno ha aggiornato tutto quello che si è venuto a sapere dopo la fine della guerra e soprattutto con la desecretazione di documenti che un tempo erano top secret e che sono stati desecretati e che fanno luce, permettono finalmente di ricostruire tutto il puzzle reale di ciò che è accaduto. Io, come appassionato di storia, fin da ragazzo ho letto le opere di Enrico Petacco, facevo una enciclopedia a fascicoli già all'età di 8 anni sulla Seconda Guerra Mondiale di Enzo Biagi, e poi, come dicono all'unanimità gli storici, sono incappato nelle opere monumentali di Renzo De Felice, il quale mi aveva incuriosito molto perché sui passaggi chiave della storia di Mussolini e del fascismo sembrava che avesse lasciato aperte delle porte, perché per esempio sul 25 luglio lui parla di misteri, fatti mai chiariti e cose di questo tipo. E quindi io mi sono sempre interrogato sul motivo, cioè cosa ci poteva essere ancora di nascosto. Ebbene, ecco, in questo saggio praticamente cambia tutto, viene stravolta la vita di Mussolini e perché? Perché quello che sappiamo noi, quello che viene insegnato nei testi didattici è una storia fatta ad uso e consumo dei vincitori. Ecco, lasciamo da parte la politica. In questo momento nessuno tenta di riabilitare la figura di Mussolini come diciamo di un movimento, di un'ideologia, ma è semplicemente quello. Cerchiamo di ristabilire la verità che riguarda l'Italia, gli italiani e le sorti che poi ci sono toccate con il termine della guerra, la famosa resa incondizionata. Ecco, quindi è importante ripercorrere tutta la storia di Mussolini perché in quel momento storico lì lui era l'Italia e i trattati che faceva con i capi di Stato esteri riguardano un po' tutti, soprattutto se c'è stato un comportamento sleale e scorretto da parte degli alleati. Allora, io partirei dal fatto, intanto a ribaltare quello che sono proprio le basi, e cioè a noi ci viene raccontato dai libri di testo, perché fa molto comodo dirlo così, spesso si dice per anche ragioni di sintesi, ma quando si sintetizza non si dovrebbe mai saltare quei passaggi che sono di fondamentale importanza per la comprensione di tutto il contesto. Allora, arriviamo subito agli alleati. Il fascismo sappiamo che era una dittatura, si era instaurata con la violenza, con la famosa marcia su Roma,
Stranamente, tutte le grandi democrazie occidentali erano assolutamente favorevoli al fascismo. Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, ne tesseva le lodi, altrettanto faceva Churchill e altrettanto Chamberlain. Quindi, sui giornali, comparivano spesso testi, titoli, come Mussolini, l'uomo che ha rimesso in piedi l'Italia, erano piene di fascinazione nei suoi confronti. Winston Churchill aveva una sua grandissima ammirazione, per Mussolini, volle addirittura venire a conoscerlo personalmente in Italia, venne a Roma, dove con lui siglò anche un contratto, commerciale per la pubblicazione delle sue opere. E addirittura Churchill lo definì spesso, quindi non soltanto in situazioni, diciamo, di diplomazia, ma lo definì apertamente come il più grande legislatore vivente. Ecco, di queste cose di cui abbiamo ampia documentazione, però non troviamo nulla nella biografia ufficiale di Winston Churchill, che praticamente è stata rimossa come se fosse una pagina di storia mai avvenuta. Ecco, quindi partiamo da questo presupposto per dire che il primo strappo con l'Italia c'è stato nel 1935, quando l'Italia avanzava le sue pretese coloniali, cioè voleva il suo posto al sole, perché ricordiamo che a quel tempo la Gran Bretagna disponeva di un impero coloniale vastissimo, che poi si è trasformato nel Commonwealth, quindi quei rapporti stretti di amicizia, anche commerciali, che ha con, per esempio, l'Australia e tutte le ex colonie. E la Francia altrettanto aveva colonizzato mezzo mondo e l'Italia era rimasta indietro, era una potenza minore e Mussolini cercava appunto di comunque costruire un proprio impero coloniale. Quando lo fa, utilizza i gas contro le milizie etiopi e questo fatto poi viene utilizzato appunto screditare l'Italia per cercare di impedirgli queste conquiste, e viene utilizzato il pretesto morale, quindi appunto quello dei gas, che era ovviamente una cosa ignobile, sono armi proibite e nessuno dovrebbe usarle, però chi faceva queste prediche era molto peggio, cioè quello che avevano fatto nelle colonie gli inglesi e i francesi lasciava molto a desiderare, non aveva nulla a che fare con la civiltà, e questo è dimostrato poi anche da quello che è successo dopo. Per esempio, nel 1943 i tedeschi affondarono nel porto di Bari un mercantile statunitense, insieme ad altre navi ovviamente, che aveva un suo carico segreto, e cioè bombe a Liprite, e che esplosero e che per fortuna non uccisero, non fecero una strage di Baresi, soltanto perché il vento in quel momento tirava a favore, quindi lo sparse il gas dalla parte opposta della terraferma. E Ecco, poi non si tratta affatto di un caso isolato, perché successivamente nel 1944 c'è stata la famosa operazione Pancake in Emilia contro le linee italo-tedesche a ridosso del fiume Senio, dove vennero scaricate 1.100 tonnellate di napalm. Ecco, questo per dire che chi faceva la predica, ecco, i veri motivi per cui invece si osteggiava l'Italia in quel periodo era proprio perché, per motivi molto più prosaici, e cioè di contenere le pretese italiane, coloniali italiane. ecco, io ho una domanda per te, Marco, nel senso che cercando di guardare totalmente da esterni, come se non fosse la nostra storia, è normale che i vincitori di una guerra possano nascondere tutto ciò che non fa comodo, quindi eventualmente amicizie, rapporti vengano poi cancellati a posteriori. Ma in realtà una cosa strana che da subito si trova nei libri di scuola è un po' un ribaltamento del reale rapporto che c'era tra Mussolini e Hitler, quindi essendo entrambi
in teoria sconfitti di questa grande guerra, come mai in realtà vengono un pochettino capovolti i ruoli? Perché noi a scuola ci hanno sempre raccontato di un'Italia affascinata dal nazismo tedesco e della figura di Hitler, quando in realtà io ho trovato conferma anche nel tuo testo, ma anche in altre fonti, in realtà pare che fosse un po' l'esatto opposto, fosse più Hitler affascinato dalla figura di Mussolini che non il contrario. E quindi è strano che due alleati vengano a che pro modificare quella che è il rapporto di reale amicizia tra i due. Ecco, questo aspetto è importantissimo però soprattutto poi alla luce dei fatti, gli avvenimenti che seguiranno dopo, che cercherò di spiegare il più sinteticamente possibile perché è una matassa di storia enorme, quindi oggi non riusciremo ad arrivare soltanto fino a un certo punto. Comunque, tutti i libri di testo scolastici ci raccontano una coppia affiatatissima nazifascista, quindi Hitler e Mussolini, che sono amici, complici e quasi uno ammiratore dell'altro. Ecco, questo è servito poi per la vulgata ufficiale alla fine della guerra. Come andarono in realtà i fatti? Ecco, nell'esatto opposto, cioè praticamente Mussolini era io ricostruisco la sua vita proprio da quando è nato. Per dimostrare come, anche da altri precedenti, lui era una specie di giocatore di poker. Quando sei un giocatore di poker e non hai le carte nel mazzo per vincere, hai delle carte debolissime, l'unica cosa che ti rimane da fare è il bluff. E quindi praticamente Mussolini bluffò, e questo abbiamo la prova adesso definitiva dai documenti declassificati che ho citato all'inizio. E quindi diciamo intanto che Hitler voleva assolutamente conoscere Mussolini, lo invitò in moltissime occasioni ad avere un incontro e Mussolini fino al 1934 rifiutò categoricamente, mettendo sempre qualche espediente di mezzo in modo da non offendere il suo fan, chiamiamolo così, suo ammiratore tedesco. Ma nel 1934 fu costretto ad incontrarlo per la prima volta, e questo per un fatto oggettivo, e cioè nel 1933 Hitler diventa il capo assoluto della Germania. La Germania è una grandissima potenza temuta da Mussolini, che era proprio vicino ai nostri confini, e quindi bisognava avere buoni rapporti di vicinato. Quindi nel 1934 si incontrano, ma anche nel 1934, quando Mussolini riferirà poi ai suoi familiari dei retroscena, cioè, su questo incontro, parlerà molto male di Hitler, e cioè del fatto che al di là di qualche convergenza che ci può essere a livello ideologico, Hitler era assolutamente una persona spietata e che aveva trucidato tutti i suoi ex compagni di partito, coloro che le famose SA, quindi che erano guidati dai suoi più stretti collaboratori come Rom, che nella famosa notte dei lunghi coltelli praticamente sterminò per ragioni di potere, perché cominciavano a dare fastidio, a essere una entità ingombrante all'interno del nuovo Reich tedesco. Quindi Mussolini, cioè, aveva intravisto già questo cinismo, questa ferocia di Hitler, che poi divenne ancora più evidente sempre nel 1934, quando fece assassinare Dollfuss, che era il primo ministro austriaco, amico personale di Mussolini. A quel punto Mussolini cerca di fermare Hitler, che si apprestava ad invadere l'Austria. E come lo fa? Schiera quattro divisioni sul Brennero, e praticamente pone un out-out a Hitler, cioè lo ferma categoricamente, facendogli capire che se avesse tentato di invadere l'Austria, l'Italia sarebbe intervenuta a fianco dell'Austria. In quel frangente Hitler abbozzò, diciamo così, lo schiaffo ricevuto dal suo
ammirato capo di Stato, da cui insomma aveva anche imitato molto le gesta. Ricordiamo che il Putsch di Monaco, ad esempio, venne fatto da Hitler dopo che c'era stata la marcia su Roma proprio per imitazione, però gli andò male. Quindi c'erano dei contrasti evidenti, Ecco, e in quel momento sì, ti sì, volevo Hitler infatti proprio. fare questa domanda perché, e quindi in realtà non c'è sudditanza psicologica da parte di Mussolini, anzi, ha fatto una vera e propria prova di carattere. E quindi se posso fare un salto in avanti, perché un argomento molto controverso sono le fantomatiche leggi razziali, e quindi perché Mussolini arrivò a firmarle? Sì, perché poi questo rapporto in realtà si capovolge, e cioè Mussolini temeva Hitler. Nel 1934 la Germania ancora non era pronta per una guerra in Europa e con le altre potenze, e quindi si voleva tenere buona l'Italia in quel momento. Però è soltanto stato, diciamo, un rimandare nei tempi, perché ogni anno che passava in più la Germania si stava armando fino ai denti, e quindi da lì a breve Hitler sarebbe tornato all'attacco. E infatti nel 1938 Hitler invade l'Austria senza dire nulla a Mussolini. E questo è come un segno intimidatorio nei suoi confronti. Siccome Hitler aveva nelle sue pretese quella di liberare, diciamo così, tutte le minoranze tedesche che erano nei paesi europei vicini, confinanti, e con questo pretesto poi in realtà invaderli, intanto aveva preso l'Austria, ma siccome noi sappiamo che in Italia c'era la comunità altoatesina di origine germanica, che quindi era un ottimo pretesto poi per invadere anche l'Italia, Mussolini era molto molto preoccupato. E dopo il 38, dopo lo schiaffo questa volta di Hitler a Mussolini, Mussolini cerca di assecondare, di venire più incontro al vicino tedesco. E come lo fa? Lo fa con quella che è una vera e propria marchetta nei suoi confronti. E perché? Perché noi sappiamo che Mussolini non aveva assolutamente, non era mai stato antisemita. Anzi, lui aveva avuto le sue donne più importanti della sua vita, non le più belle, ma sicuramente le più importanti, perché lui si innamorava delle donne intelligenti. La prima era la Balabanov, che aveva più di 10 anni di lui, e che lo istruì nel periodo in cui lui andò in Svizzera e si fece, diciamo così, le ossa nel terreno politico. E poi la Margherita Sarfatti, che anche lei è ebrea, che fu la prima a scrivere una biografia di Mussolini. Quindi, alla luce di questo, lui cercò addirittura di convincere Hitler dell'assurdità delle sue rivendicazioni contro gli ebrei, e ci fu uno scontro che è riportato dal diplomatico incaricato da parte di Mussolini di conferire con Hitler, il quale appunto riporta quello che successe nell'ultimo colloquio prima del cambiamento di Mussolini, cioè di cambiamento di rotta nei confronti degli ebrei. E cioè il diplomatico disse a Hitler, consigliò Hitler di lasciar perdere la questione ebraica, perché questa avrebbe inimicato tutti gli altri paesi del mondo, sarebbe creato inutilmente delle ostilità che poteva evitare, quindi non perseguitando gli ebrei. Hitler invece si infuriò. Mostrò nel suo ufficio il busto di Mussolini, disse al diplomatico italiano: "Guardi, io lì ho il busto del suo capo, per me è un grandissimo uomo, ma in fatto di ebrei non capisce niente." E quindi questo rapporto poi era destinato a mutare. Dopo l'Anschluss, quindi dopo l'invasione dell'Austria, Mussolini si converte, diciamo, in questo modo cerca di tenere buono Hitler. E questo è dimostrato ancora di più dal fatto che nel 1939 stringe questa alleanza, questo patto d'acciaio, perché lui confidava in casa a tutti i suoi collaboratori
che temeva un'invasione da parte di Hitler. Cioè, quello che diceva era sostanzialmente questo: al primo diverbio con Hitler, che è molto probabile avvenga, visto il suo carattere irascibile, l'Italia potrebbe essere invasa. E quindi si convince, siccome gli alleati nel frattempo gli avevano chiuso tutte le porte in faccia, si convince a questo avvicinamento con Hitler. Però nel patto d'acciaio inserisce una serie di clausole che per non intervenire nel conflitto. Cioè, sostanzialmente lui diceva attraverso Ciano: l'Italia non è pronta alla guerra, ci serviranno anni, e quindi rimandava il conflitto a parecchi anni dopo. E però nello stesso tempo in cui firma questo trattato, ordina la fortificazione del vallo, che era praticamente Vallo Littorio, ai confini con l'Austria, perché l'Austria ormai era diventato il confine con Hitler. Lo fa fortificare e viene immediatamente ribattezzato Vallo Non Mi Fido, proprio per questo suo timore nei confronti di Hitler. Ecco, io infatti prima li hai citati tu, gli alleati, quindi Francia e Germania. Una figura di Stato che quindi firma un patto, non si fida, teme un'invasione, lascia anche pensare che in realtà ci fossero degli accordi segreti. Potrebbe averli già sentiti Francia e Germania in tempi non sospetti. Tu hai prove di questa cosa? Sì, per fortuna, ecco, abbiamo questi documenti che citavo prima e che, siccome hanno un po' dell'incredibile, li ho allegati in originale, ovviamente in fotocopia dell'originale, nell'appendice del libro, così che chiunque può leggerli nella loro lingua inglese e capire effettivamente come stavano le cose. Cioè, ormai è dimostrato, non si parla più di ipotesi. Praticamente nel 39, Hitler nel settembre 39 invade la Polonia e lo fa con un'alleanza, peraltro con l'Unione Sovietica di Stalin, violando anche il patto anti-Comintern, che era appunto contro l'Unione Sovietica, e quindi tradendo anche l'alleato Mussolini, al quale praticamente non disse nulla e lo mise di fronte a un stato di fatto. Quindi a guerra già scoppiata gli viene comunicato e a Mussolini non resta che inventare il concetto di alleato non belligerante. Quindi l'Italia, pur rimanendo alleata, si dichiara appunto non partecipe alla guerra. Ma fa molto di più. Si mette d'accordo con Londra e Parigi, e apre addirittura un ufficio a Londra, che era deputato ai negoziati per la fornitura di materiale bellico alla Gran Bretagna, quindi naviglio italiano di fabbricazione italiana e aerei Caproni di fabbricazione italiana. Tutto, quindi questi accordi sono documentati, tutto stava andando bene, ma i negoziati vennero interrotti improvvisamente a causa di una soffiata dei servizi di intelligence sovietici, che informarono la Germania di quanto stava avvenendo, perché in quel momento ricordiamo che erano alleati. Quindi Mussolini venne contattato dal maresciallo dell'aria Göring, il quale gli impose ferreamente di interrompere qualsiasi tipo di attività diplomatica con gli alleati. E quindi in quel momento lì tutto sembrava finito con gli alleati, ma le trattative ripresero anche in seguito. E i fatti più eclatanti riguardo ai veri rapporti tra Hitler e Mussolini riguardano appunto quello che è successo dopo. Ecco, già a prescindere dal fatto che armare un paese in guerra con il proprio alleato già ce la dice lunga, perché appunto la guerra era già scoppiata, quindi in corso d'opera dare armi al nemico significava appunto non essere affatto d'accordo con la linea tedesca e di aggressione tedesca, e quindi abbiamo Mussolini che in pubblico reclamava una identità, una fratellanza con Hitler, ma in privato faceva tutto il possibile per evitare che la Germania potesse invadere l'Europa.
E questo è spiegato bene nei documenti di cui parlavo prima e che ho pubblicato in gran parte. E cioè viene descritto anche il profilo di Mussolini in questi cablogrammi di Londra e viene espressamente detto che l'ultimo desiderio di Mussolini era vedere una Germania baldanzosa e trionfante in tutta Europa, perché anche se l'Italia fosse stata alleata, sarebbe diventata una colonia di Berlino. E nello stesso tempo, però, Mussolini non voleva neanche una egemonia britannica, che era molto pressante nel Mediterraneo, o francese. Quindi Mussolini viene così descritto come un uomo intento a tessere con la diplomazia degli equilibri che dovevano servire a mantenere la pace in Europa il più a lungo possibile, perché soltanto in tempo di pace l'Italia, che era una potenza non assolutamente in grado di affrontare una guerra con Francia, Gran Bretagna e Germania, quindi non era alla pari delle altre potenze, aveva bisogno di tempo per crescere sia a livello industriale che economico che militare. E quindi il suo scopo era quello di prendere tempo. Ecco, questa è la prima fase. Poi c'è molto di più, perché Infatti ti volevo chiedere a tal proposito, perché anche qui sui libri in realtà l'Italia viene sempre nella versione della storia ufficiale sminuita, veniamo descritti come popoli che guardano alle guerre come una partita di calcio, una partita di calcio come le guerre, volta gabbana, impreparati, quando in realtà forse manca proprio anche la difesa di una nostra storia, anche a livello contemporaneo. Viene accettata questa tesi senza mai controbattere, quando sia per motivi geografici che per motivi diplomatici, nonché per i nostri servizi di intelligence che sono tra i migliori al mondo, in realtà spesso il popolo italiano si fa sminuire in primis, permettendo anche di sminuire, di reinterpretare la storia contemporanea. E quindi chiudo anche questa domanda a te, aprendo un ulteriore discorso che è quella della figura del re, perché veramente andrebbe approfondito il comportamento del re in quel momento. sì, scusami un attimo, devo fare un passo indietro breve per tornare poi al re, perché sennò non si capisce bene, e cioè manca la parte, quella più succosa, diciamo così, della storia. E ovviamente il trattamento di cui hai parlato tu, degli storici, nei nostri riguardi, è dovuto al fatto che in realtà noi siamo stati considerati, sia prima che dopo, una colonia, cioè una potenza inferiore, e quindi la nostra storia l'hanno scritta le altre potenze. Ora, cosa c'è di importante da sapere? Che il 3 maggio Mussolini, sempre attraverso Ciano, fa avvisare la Segreteria di Stato del Vaticano per informare attraverso il Vaticano Francia e Gran Bretagna che l'alleato tedesco, alleato tra virgolette, sta per invadere l'Europa passando per il Belgio, l'Olanda e il Lussemburgo. E quindi praticamente, siccome l'invasione è iniziata il 10 maggio, una settimana prima Mussolini aveva dato i piani al nemico per fermare l'avanzata tedesca, però non venne creduto. Poi c'è stata quindi l'invasione, e i tedeschi passarono poi per l'Ardenna, girarono la linea Maginot, che era quella ritenuta una fortezza impenetrabile, presero alle spalle, praticamente in poche settimane risolsero il conflitto. La Francia era in ginocchio, e la Gran Bretagna anche, perché il suo contingente militare era praticamente circondato. A quel punto la Francia e la Gran Bretagna chiamano Mussolini e lo invitano a trattare, e di questo anche abbiamo i documenti. Roosevelt, presidente degli Stati Uniti, si propone come garante delle offerte che faranno, e praticamente chiedono a Mussolini di un cambio di concessioni nel Mediterraneo importantissime, come ad esempio il canale di Suez o Gibilterra, in cambio di una sua partecipazione ai negoziati che ci sarebbero stati da lì a poco, perché ormai la guerra era quasi conclusa, le armate anglo-francesi erano quasi completamente annientate,
E quindi chiesero appunto che Mussolini intervenisse come mediatore per fare in modo che Hitler avanzasse pretese meno dure nei loro confronti. Mussolini, che era un genio dal punto di vista delle relazioni umane, come psicologia di massa, ma anche nelle trattative. Qui anche ho saltato un passaggio, ma c'era stata prima la conferenza di Monaco. Insomma, era noto per questa sua capacità di mediazione. E cosa fa? Risponde che non avrebbe potuto accettare neanche per il doppio di quell'offerta, perché se fosse andato, si fosse presentato al tavolo dei negoziati per le trattative di pace, sarebbe stato una presenza irrituale, cioè sarebbe stato lì su invito delle potenze sconfitte e avrebbe avuto dinanzi un nuovo Napoleone trionfante, che non avrebbe sentito ragioni, non avrebbe avuto motivo di considerare la mediazione italiana. Quindi Mussolini sostanzialmente dice, sempre attraverso Ciano, si può fare un'altra cosa, cioè l'unico modo per cui l'Italia possa avere voce in capitolo nelle mediazioni è che partecipi in veste di belligerante. In pratica, quella famosa guerra di pochi giorni che doveva solo dargli poi il diritto di sedere accanto ad Hitler e quindi in quel caso avere il potere per poter fare qualcosa. E qui poi abbiamo un'interruzione, cioè manca un passaggio, i documenti arrivano fino a che Mussolini propone questo, che i francesi, per le voci della DIE, dice lui espressamente, dopo un colloquio privato, l'Italia vuole fare una cosa che non ha precedenti nella storia, cioè una guerra a tempo determinato. Cioè, in pratica la guerra era finita, mancavano pochi giorni. Lui ha pensato quindi che l'Italia, se fosse entrata in guerra, avrebbe potuto soddisfare le loro esigenze. E questi sono poi i famosi accordi che sono stati occultati e di cui, secondo alcune testimonianze che poi riporto, ci fu una richiesta espressa in tal senso sia da parte francese che inglese, e abbiamo testimonianze sia da parte dei reali che altre, insomma. Ora sono poi quei famosi carteggi con Churchill, di cui si è parlato molto, si è detto che sono leggende metropolitane, e che lo stesso Renzo De Felice, dopo avere per anni detto appunto che non c'era nulla di reale, aveva cambiato completamente opinione negli ultimi anni e dichiarato invece all'opposto che non solo erano esistiti, ma che contenevano appunto materiale molto imbarazzante per la Gran Bretagna. Quindi questi accordi alla fine saltano, però perché Mussolini aveva deciso appunto di fare questa guerra a termine in cambio delle promesse inglesi e francesi. Però succede qualcosa di assolutamente imprevedibile in quel momento, e cioè la famosa battaglia di Dunkerque, che nei film abbiamo visto, eccetera, dove gli inglesi vengono dipinti come eroi che riescono a fuggire alla schiacciante offensiva tedesca, mentre in realtà non andò affatto così. Di questo hanno trattato più specificatamente, di questa guerra, di questa battaglia nella biografia autorizzata della Seconda Guerra Mondiale, dove praticamente risulta documentato con le testimonianze dei generali dell'epoca che fu Hitler a fermare i carri, che erano praticamente a pochi chilometri al punto di chiudere l'accerchiamento e quindi chiudere in una sacca tutta l'armata anglo-francese. E quindi avere vinto la guerra. E gli storici ancora dibattono sul motivo per cui lo fece. La versione ufficiale è che il motivo era far riprendere fiato alle truppe tedesche che rischiavano di essere sopraffatte senza rifornimenti e quant'altro, mentre in realtà i generali e i soldati erano lì che fremevano e cercarono in tutti i modi di evadere gli ordini di arresto delle forze armate di Hitler. Ecco, questo è il comando. Quindi la situazione si ribalta. Alla fine di maggio c'erano stati gli accordi con Mussolini. Il 4 giugno praticamente gli inglesi e una parte del contingente francese riescono a mettersi in salvo in Gran Bretagna.
Churchill a quel punto non ne vuole più sapere di arrendersi perché tra lui e i tedeschi c'è la manica e c'è una flotta navale potente che è quella britannica, c'è una flotta aerea altrettanto potente che vanta gli Spitfire che erano in quel momento superiori ai caccia Messerschmitt tedeschi e quindi non vuole più sapere di un tavolo di trattative con Hitler. E neanche con Mussolini, e quindi viene meno ai patti che aveva stretto prima. E il 12 giugno fa bombardare Genova in pieno giorno, mentre i francesi, che volevano tenere fede ai patti, erano rifiutati di dargli le basi militari appunto per fare questo bombardamento. Mussolini, da parte sua, fino a quel momento aveva dato ordine alle truppe, alla flotta navale italiana di non sparare alle navi britanniche in nessun caso, soltanto se quindi rispondere al fuoco solo se attaccate. E poi vabbè, il seguito vediamo se riusciamo. Vediamo, vediamo. Io infatti cioè, voglio ringraziarti perché so che ti stai prestando ai nostri ritmi che sono incessanti e ogni cosa andrebbe spiegata e meriterebbe una puntata a parte. Ma a noi piace un sacco dare tutte queste informazioni insieme, anche perché poi noi in realtà non pretendiamo di dire va riscritta tutta la storia, però come dici tu c'è dibattito fra gli storici e continuiamo a sostenere questo dibattito e che ognuno possa portare la propria tesi, che possano continuare ad analizzare i documenti. Tutto ciò che sta venendo fuori, perché veramente è interessante e questo pone una riflessione, quindi un salto temporale, anche quelli che sono i giorni nostri, perché spesso, come abbiamo detto, bisogna allontanarsi un attimo, magari fra qualche anno si capirà un disegno e lo si capirà se qualcuno incentiverà questi dibattiti e queste nuove versioni ponendo semplicemente dei quesiti, ponendo dei dubbi, facendosi delle domande. Ritorno a bomba, e tu mi scuserai per questo ritmo incessante, sulla figura del re e della sua fuga, perché voglio riuscire a stare nei tempi e raccontare più cose possibile. Sì, allora, la fuga del re è collegata però al 25 luglio. Cercherò di spiegare anche questo molto rapidamente. Allora, nel 1943 praticamente la guerra era assolutamente perduta, una guerra che Mussolini non voleva fin dall'inizio, non c'era motivo di continuare a combattere perché il 10 luglio erano sbarcati gli alleati in Sicilia, l'Italia non aveva i mezzi corazzati che erano la base per la guerra moderna, aveva come mezzi corazzati, chiamiamoli così, dei carri con corazze talmente leggere e armature e armamenti assolutamente inadeguati che gli stessi soldati avevano ribattezzato scatole di sardine e che al più potevano essere di supporto alla fanteria e non potevano competere assolutamente con i mostri d'acciaio alleati e quindi la guerra era per l'Italia era finita, non protrarre le sofferenze era assolutamente inutile. Quindi lui parla con il re, con cui aveva conversazioni praticamente quasi tutti i giorni, si vedevano più volte a settimana, dall'inizio dell'instaurazione del fascismo, perché ricordiamo che Mussolini non instaurò mai una vera e propria dittatura come per esempio Hitler o Stalin, perché mantenne in piedi una sorta di diarchia, cioè di divisione dei poteri con il re, che in qualche modo lui ha continuato a rispettare. E il re, da parte sua, era un uomo piccolo di statura, molto piccolo di statura, ma anche molto vigliacco, pauroso, che aveva seguito senza nessuna opposizione tutte le iniziative di Mussolini. E quindi il 19 luglio Mussolini chiede un colloquio con Hitler. Dopo che aveva già detto ai suoi generali e allo stesso re che bisognava uscire dalla guerra. Scusami, qui è un'altra cosa importantissima. Nell'aprile del 1943, ancora quindi non erano sbarcati gli alleati, ma Mussolini già voleva porre fine a questa guerra. Per uscirne, organizza un rimpasto di governo, prende Ciano, che era tutt'altro che ostile nei suoi confronti, ma era complice, e lo mise nell'ambasciata del Vaticano. Perché? Perché in quel momento il Vaticano era
il posto strategico per poter trattare con gli alleati, e questo è dimostrato proprio dai carteggi desecretati, dove gli inglesi, appena sanno di questo rimpasso di governo, dicono: ecco, Mussolini ci sta tendendo una mano. E iniziano poi queste trattative, ma ci sono diversi piani per eliminare Mussolini, togliergli il potere, eccetera, ma nessuno in realtà ne aveva la forza, perché se Mussolini ci fosse stato un golpe senza, diciamo, il suo benestare, i tedeschi li avrebbero spazzati via. Quindi queste trattative iniziano, ma gli alleati fanno sapere che non scenderanno mai a negoziati e patti con lui, e che Mussolini doveva essere rimosso dal governo. Quindi Mussolini era perfettamente cosciente che per far cessare il conflitto si doveva fare da parte, e lui diceva più volte che il fascismo era finito, voleva ritirarsi a vita privata e tornare a Rocca delle Caminate. Il 19 luglio chiede questo incontro con Hitler, ci va dopo aver detto a tutti quanti, compresi i suoi generali, che toglierà l'Italia dal conflitto. Però quando arriva l'incontro, Hitler trova un Hitler completamente furibondo, che urla e batte le mani sul tavolo contro gli italiani, che sono incapaci, secondo lui, di fare una guerra. E non avevamo le armi, e quindi è furioso. Mussolini a quel punto tace, capisce che non può dire quello che era il motivo per cui lo voleva incontrare, e poi descriverà l'andamento dell'incontro dicendo che Hitler aveva paralizzato la sua volontà, e che il suo discorso per lui era stato come ingurgitare del piombo fuso. Questo per dare l'idea di come andarono i rapporti tra i due. Però, uscendo da Feltre, lui disse, testimone Badoglio: entro 2 settimane tiro fuori l'Italia dal conflitto. Quindi, ecco, abbiamo questi elementi per capire che non c'era nessuna sua volontà di continuare a fianco di Hitler, anche se pubblicamente poi ovviamente doveva mantenere la parte e sostenere il contrario. Ora, il problema era questo: come uscire dal conflitto? Se avesse fatto un armistizio, che comunque lui non poteva fare, ma con gli alleati, sarebbe passato per traditore. Hitler lo avrebbe passato per le armi e si sarebbe vendicato con l'Italia. Quindi doveva trovare un modo per farsi da parte, e doveva far sembrare la sua deposizione come un fatto interno al fascismo, una politica interna del suo alleato, su cui la Germania non doveva intervenire. Per fare questo, sapendo che appunto dei malumori dei suoi gerarchi, manda Ciano in perlustrazione tra le idee degli altri gerarchi, e poi convoca il Gran Consiglio, che solo lui poteva convocare e non convocava dal 1939. E lo convocò appositamente proprio per mettere su questa messa in scena. E quando la sera del 24 luglio, che si protrasse poi fino alla luce dell'alba del 25, lui si presentò lì già conoscendo l'ordine del giorno Grandi, e quindi che la proposta dei congiurati, tra virgolette, era quella di metterlo da parte, cioè di far restituire il comando delle forze armate al re, e quindi se lui avesse voluto in qualche modo ostacolare i congiurati, avrebbe avuto tutti, sia in quel momento era ancora l'uomo più potente d'Italia, avrebbe avuto le forze per farlo. C'era Galbiati, il capo della milizia, che appena saputo infatti le intenzioni di Grandi, aveva proposto di volare a Berlino, mettersi in contatto con Himmler e organizzare una rappresaglia. Invece Mussolini diede ordini specifici di non intervenire per nessun motivo, e questo è poi il motivo per cui
il fascismo si dissolse come neve al sole, proprio perché Mussolini si era adoperato affinché, ha dato ordini, disposizioni tali affinché nessuno intervenisse. E ricordiamo che in quel momento lui, la sera del Gran Consiglio, tolse la guardia al palazzo proprio per evitare che qualcuno avesse timore nel parlare e nel presentare l'ordine del giorno. Non solo aveva una divisione M di 5.800 uomini armati fino ai denti, che era proprio la guardia personale di Hitler a Sutri, pochi chilometri da Roma, che erano dotati di carri Panzer IV, che erano tra i migliori tedeschi, hanno tutti armamento tedesco, compagnie di mortai, armi pesanti, controcarri, antiaerea, avevano tutto per praticamente difendere Mussolini. E non solo, Hitler non informò l'alleato di quello che stava succedendo proprio perché non voleva che intervenisse, perché sarebbe bastato un suo colpo di telefono per spazzare via subito qualsiasi tentativo di ribaltamento del suo governo. Ecco, detto questo, lui il 26 luglio chiede personalmente un incontro con il re, fatto, insomma, è stranissimo per un dittatore che vuole rimanere al potere, quindi non interviene, dà ordini al contrario per non fare nulla, si presenta dal re, lascia la sua scorta armata fuori dai cancelli, come era consuetudine, si presenta al re, poi il re farà un discorso che ci ha riportato la storia ufficiale, assolutamente fasullo comunque. E poi lo fa caricare su un'ambulanza dicendogli: Mussolini, io ti sono amico, nessuno adesso seguirà più i tuoi ordini perché l'Italia è in tocchi, quindi io ti proteggerò, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto c'era ovviamente un accordo segreto tra lui, il re, che, di cui era al corrente soltanto Badoglio e Ciano. Cioè, l'obiettivo di Mussolini era quindi farsi da parte, consentire un armistizio senza far apparire un tradimento, quello dell'Italia, e nello stesso tempo avere la protezione del re fino a processo, perché lui a processo sarebbe arrivato con le carte che portava sempre al seguito, carte che disse fino agli ultimi suoi giorni valevano più di una guerra vinta e che si riferivano a quei famosi carteggi di cui parlavo prima e insomma di massima importanza. Il 27 luglio, colpo di scena. Intanto, Mussolini poi verrà portato a una caserma dentro questa ambulanza. Era evidentissimo che era, diciamo, in stato di arresto, e talmente evidente, ma lui fa finta di non capire, che il suo segretario De Cesare, che era con lui a bordo dell'ambulanza, gli disse: "Ma eccellenza, ma questo qui ci stanno arrestando." E Mussolini faceva la parte dell'ingenuo. Poi De Cesare venne tradotto a Regina Coeli, a carcere, Mussolini in una caserma, dove lì manterrà un comportamento assolutamente anomalo per un dittatore tradito. E cioè, tutte le testimonianze riportano di un duce che non vuole sapere quasi, cioè, nulla di quello che accade fuori. Questo perché se doveva mantenere la parte, e se avesse, diciamo così, provocato a una reazione quelli che gli erano rimasti fedeli, molto probabilmente avrebbe trovato moltissimi fascisti disposti a battersi, che sarebbero insorti. Invece mantenne un basso profilo, e c'è una lettera di Badoglio, che Badoglio scrisse a Mussolini, a cui lui rispose dicendogli espressamente, io riporto tutto il testo della lettera, che lo ringraziava e che gli offriva tutta la sua massima collaborazione. Quindi, se c'è stato un tradimento, quel tradimento che c'è stato non fu di Badoglio, ma fu del re, per le cose che vedremo adesso. Quindi, succede poi che Mussolini diventa ostaggio, cioè perché succede questo. Appena Hitler viene a sapere della deposizione di Mussolini, pensa che a farla non possa essere stato il re, che era notoriamente molto pavido, ma che dovesse essere stato un uomo forte, come per esempio Farinacci, quindi un altro uomo di partito. E quando venne a scoprire com'erano le cose, diede subito ordine
di far partire l'operazione Alarico, che era una operazione di vendetta contro l'Italia, che era stata già preparata tempo prima, perché i tedeschi avevano previsto che l'Italia o si sarebbe arresa o addirittura sarebbe passata con il nemico. E quindi questa operazione avrebbe dovuto vendicarsi gli italiani, quindi rastrellamenti nelle città, distruzione anche di alcune città e di usare insomma la massima ferocia. Erano già partite le divisioni, una divisione Lebestandarte dal nord dell'Europa stava scendendo verso l'Italia. Quindi l'operazione era iniziata, Hitler aveva dato ordine di preparare i paracadutisti da lanciare su Roma per arrestare immediatamente il re, disse voglio il bambino, riferendosi a Vittorio Emanuele III, perché era un omino, lo chiamava il bambino, e poi però tutto stranamente si blocca. Si blocca perché Badoglio va a trattare con l'ambasciatore tedesco e si mettono, trovano, iniziano dei negoziati. In pratica Hitler voleva Mussolini assolutamente, lo voleva vivo perché gli serviva per mantenere in piedi quello che rimaneva dell'Italia, perché se avesse messo chiunque altro non sarebbe stato credibile e gli italiani sicuramente non avrebbero seguito. E quindi voleva Mussolini vivo. E siccome era sotto la protezione, tra virgolette, del re, il re diede ordine alle sue guardie carcerarie di uccidere Mussolini se avesse tentato di fuggire o se i tedeschi avessero tentato di liberarlo. E quindi poi lì succede, cioè, tutta una storia che Mussolini viene portato prima a Ponza, poi in Sardegna e poi al Gran Sasso. E tutto questo viene seguito dai tedeschi che tenevano d'occhio gli spostamenti. E quindi cosa succede? Arriviamo al 9 settembre, il giorno dell'infamia. Praticamente Vittorio Emanuele III fugge da Roma, ma ovviamente con un accordo in mano. Perché? Perché tutta l'Italia centrale era disseminata di posti di blocco della Wehrmacht e sul re pendeva un mandato di cattura firmato dallo stesso Hitler. Quindi, conoscendo Vittorio Emanuele III, ma anche una persona normale, cioè innanzitutto un uomo pauroso come lui, non avrebbe mai preso un'iniziativa del genere, perché la cosa, se veramente Mussolini non voleva lasciarsi deporre, la prima reazione ovvia sarebbe stata una ritorsione. E siccome a lui sarebbe bastata una chiamata a Kesselring con il telefono per far trucidare tutti gli oppositori, quindi era anche irrazionale un piano del genere. Se invece aveva ricevuto garanzie da parte di Mussolini, ovviamente tutto cambia. Però non stette ai patti e praticamente consegnò Mussolini ad Hitler in cambio di un salvaconduttore. Perché? Perché 9 mattina partì con tutta la sua magnifica colonna di fedelissimi, quindi ministri, alti ufficiali e quant'altro, e quindi fece la colonna reale, cosa tipica ovviamente per qualcuno che sta fuggendo, cioè di farsi identificare in questo modo, e quindi comincia a prendere, si avvia verso la via Tiburtina, deve arrivare dall'altra parte dell'Italia, sull'Adriatico, dove si dovrà imbarcare dal porto di Ortona. Per arrivare a Brindisi e mettersi in salvo. Quindi lui attraversa il centro Italia e viene. Col chiaro benestare di essere sicuro di Sì, poterlo fare. ma Ecco. non è un'ipotesi, questo è assolutamente provato, perché poi lui, infatti, viene fermato. La Wehrmacht lo blocca, lo riconosce perché non ha fatto nulla per nascondersi e lo lascia tranquillamente passare. Questi fatti sono documentati. E è documentato anche il fatto che lui non andò subito a Ortona, ma come dovrebbe fare qualcuno che fugge e ha una grandissima paura di essere catturato, ma si ferma da suoi amici nobili del castello di Crecchio per fare un bivacco. E quindi, fatto il suo bivacco, riprende il viaggio e arriva al porto di Ortisei, dove poi succedono cose veramente di. Ecco, Marco, io so che stare in una puntata sola, poi magari andremo ad approfondire in una seconda puntata. Ti chiedo, in 5 minuti,
perché il nostro tempo sta scadendo. Quindi abbiamo detto che Mussolini aveva queste carte, puntava tutto su un processo finale per dimostrare determinate cose, ma come probabilmente spesso accade, sia lui che Ciano vengono fatti fuori, anche apparentemente in maniera frettolosa. Quindi arriviamo, se riesci a concludere in 5 minuti, alla fine di Ciano, ma soprattutto alla fine di Mussolini. Sì, Ciano, dobbiamo saltare il processo di Verona perché non ce la facciamo. Sennò 5 minuti sono pochi anche Concentriamoci per. su Mussolini. Sì, allora Mussolini viene catturato il 27 aprile a Mussu, mentre lui viaggiava scortato da una colonna tedesca di artiglieria. E quindi viene portato in un comando dei carabinieri. E lì, dei finanzieri, e lì praticamente a tutti coloro che incontra, partigiani compresi, e poi di queste cose sarà testimone anche Pertini, che ovviamente è tutto tranne che qualcuno che poteva avere interesse a sostenere tesi che insomma fantastiche. E diceva di avere che quei documenti che aveva e di cui aveva fatto molte copie. E valevano per il destino dell'Italia, valevano più di una guerra qui vinta e che erano di estrema importanza e che lui quindi dovevano avere massima cura di quei documenti. Ora facciamo una breve: lui il 28 aprile, ufficialmente, la storia ufficiale ci racconta questo. Il 28 aprile, intorno alle 16:30, viene fucilato, ucciso in fretta e furia. E senza occhi indiscreti, quindi una fucilazione privata davanti al cancello della villa Belmonte di Giulino di Mezzegra. Allora parto dalla fine e poi torno un po' indietro. Allora, diciamo intanto che è stata una farsa, cioè praticamente i suoi esecutori spararono su due corpi che erano stati rivestiti, quindi già morti. Perché? Perché dalle autopsie poi si è visto, cioè dall'autopsia, perché la pedaccia in realtà non venne mai fatta, ma sul corpo di Mussolini c'erano dei fori di proiettile che non corrispondevano a quelli sui vestiti. Questo perché era evidente che era stato ucciso la mattina, cioè quando lui era ancora in canottiera. E quindi poi, siccome io ho ricostruito, grazie anche alle testimonianze che sono poi emerse nel corso del tempo, da vicini di casa, perché lui era tenuto dentro una casa che si chiama la Casa De Maria, e praticamente la mattina arrivarono i partigiani al seguito degli agenti inglesi che erano lì su ordine di Churchill, che dovevano ucciderlo prima che Mussolini potesse arrivare al processo e potesse dire una sola parola. Uno di questi addirittura aveva con sé una macchina fotografica e quando presero Mussolini, lì ci deve essere stata una colluttazione perché c'erano due proiettili sparati dall'alto verso il basso, quindi quando Mussolini era evidentemente in terra, forse perché in quel momento capì che erano andati a prelevarlo per ucciderlo e cercò di ribellarsi per difendere la Petacci, perché la Petacci stava lì con lui, lo amava veramente perché lo seguì anche nella disgrazia, cioè lei aveva un aereo pronto fatto preparare da Mussolini per partire in Spagna, invece lo volle seguire fino all'ultimo e ne condivise il destino. Praticamente era una donna prosperosa, con seno prosperoso e quindi che faceva sicuramente appetito a molti uomini, perché poi dalle testimonianze la Petacci cominciò a gridare aiuto, aiuto, e è stata vista aprire la finestra e essere poi ritratta dentro e colpita con qualcosa, sentito il rumore, sicuramente il calcio di un fucile, perché poi l'autopsia non venne fatta insieme a Mussolini, ma i genitori poi chiesero di riesumare il corpo e dal corpo si vede che mancavano dei denti nella parte anteriore, come appunto i segni di una violenza. Non aveva neanche con sé le mutandine e sicuramente l'autopsia non venne fatta perché altrimenti sarebbero venute fuori verità imbarazzanti. Quindi, però, Crimini di guerra. Sì, torniamo quindi alla. andiamo alla conclusione. Sì, la testimonianza su Mussolini praticamente è stato visto poi
barcollante, claudicante, camminare verso la stalla. L'hanno preso, lui stava al secondo o terzo piano, non ricordo bene. Comunque viene portato giù e viene intravisto passare claudicante e portato verso la stalla. Probabilmente lì è stato interrogato sui carteggi e gli sono state fatte delle foto, ovviamente, da dare a Churchill come prova della sua uccisione. E poi dopo è stata improvvisata la farsa della fucilazione, perché in quel momento, la mattina, i suoi tre esecutori, che erano Lampredi, Walter Audisio e Moretti, più l'autista, erano ancora a Milano. Quindi proprio materialmente non avrebbero mai potuto uccidere Mussolini. Se torniamo al fatto appunto che il corpo va dei fori quando lui era ancora in canottiera. Ora, quindi viene Mussolini rivestito, portato a Villa davanti al cancello Villa Belmonte verso le 16:30 e viene inscenata questa esecuzione, che è poi appunto io porto numerose prove come il rigor mortis, che poi era intercorso per il passaggio di diverse ore, eccetera. Comunque, perché questa sceneggiata? Perché non venne fatto il processo a Mussolini o non venne giustiziato in pubblico? Perché praticamente, appunto, primo era già morto quando, e poi bisognava far apparire la fucilazione di Mussolini come un regolamento interno completamente italiano, cioè i partigiani che uccidono Mussolini. E così doveva essere, così è poi apparso per la nostra storia. Mentre in realtà, tra gli stessi partigiani, perché prendevano ordini dagli inglesi, c'erano delle fazioni che erano assolutamente contrarie, proprio perché di mezzo c'era il destino dell'Italia e non volevano essere sudditi di Londra. Ecco, fra l'altro questo Marco appare tantissime volte in numerosi conflitti, quindi il poter manipolare la fine di un qualcosa, ecco, questo dovrebbe far riflettere tutti, perché siamo veramente in conclusione. Io devo andare in sigla, ma volevo avere anche il tempo di ringraziarti, o comunque è un primo appuntamento che facciamo insieme. Lo ripeto ancora una volta, al di là di ciò che qualcuno possa pensare a livello politico, noi siamo per il porci dei dubbi e incentivare questi dibattiti, questo continuare una ricerca che porta poi in realtà credibilità a un intero popolo come quello italiano, che si deve riappropriare della sua storia con i lati positivi e i lati negativi perché fa parte della propria identità. E quindi queste interferenze da fuori fanno veramente male, e non ci stupiamo poi se il presente appare così scombussolato e tante volte c'è qualche stato che ci mette altro che i piedi in testa. Quindi io Marco ti ringrazio perché ti ho tenuto a un ritmo più che cessante, ma dovevo stare in un'ora e l'abbiamo anche sforata, però con la promessa che ritornerai. Benissimo, con piacere. Quindi facciamo vedere ancora una volta in conclusione, perché poi la bibliografia è vastissima e si vede l'immenso lavoro che Marco ha fatto per poterci raccontare questa storia di cui noi abbiamo fatto un volo dall'alto, anche se poi Marco è veramente precisissimo nel citare tutto, perché in realtà non sono delle teorie, ma ha una marea di prove a sostegno di quello che ci ha raccontato. Io vado in sigla ricordandovi anche di seguire tutte le nostre puntate precedenti. Chiediamo scusa se non venite aggiornati in tempo reale delle nuove uscite, ma YouTube ci fa questi scherzi. Marco, con te ci vediamo alla prossima puntata. Ancora un abbraccio grandissimo anche alla nostra regia e andiamo in sigla, come sempre. Hare Krishna. Grazie. Un saluto a tutti.